Venditalia 2014, altro incontro fortuito, se vogliamo, nei corridoi di questa manifestazione milanese che dura 4 giorni e che ormai provoca quasi convulsioni per la stanchezza arrivati a una certa ora, ma da parte di tutti, non solo da parte mia. E dopo l'aperitivo poi non ne parliamo. Ed è qui con noi Andrea Cavani. Andrea Cavani è il responsabile di canale Nestlé San Pellegrino. Andrea, intanto, tu sei un volto nuovo per gli amici di VenninTV.it. Presentati. Nome e cognome, ormai l'ho detto, pace. Nestlé San Pellegrino, l'ho detto, pace. Anche quello, che cosa fai all'interno di Nestlé San Pellegrino? Qual è la tua funzione? In termini davvero estremamente semplici. Io lavoro da tanti anni nell'area commerciale di Nestlé e da un anno quasi, scarso, mi occupo del canale vending. E il canale vending in Nestlé San Pellegrino ha la caratteristica di essere unificato. È l'unico canale di Nestlé dove la rete di vendita, che io guido, vende agli operatori del vending sia i prodotti San Pellegrino sia i prodotti di Nestlé, per cui bibite, acqua, snack, prodotti solubili e i gelati Motta. Per tanti anni la stessa Nestlé ha avuto per ogni divisione un venditore, poi li ha accorpati, poi li ha distaccati nuovamente. Diciamo che c'è stato questo ping pong per più anni. Ora che cosa è successo? La San Pellegrino, Nestlé si è resa conto che probabilmente il vending ha bisogno di essere meno trascurato, c'è bisogno di maggiore attenzione e dunque... Beh, direi che adesso ci sono tutti i presupposti, abbiamo una rete di vendita dedicata di persone che sono gli interlocutori del gestore e delle rivendite e che riescono a coprire, diciamo, con il portafoglio di prodotti della Nestlé quasi tutte le categorie di cui il gestore ha bisogno. E questa, secondo me, è una cosa molto positiva, una semplificazione in termini di anche relazionali. È un canale che io non conoscevo, ho imparato a conoscere, ho cominciato a conoscere i clienti, trovo che sia entusiasmante, ci sono tante cose da fare, ci sono grandi opportunità, ho partecipato per la prima volta alla riunione con FIDA mercoledì, sono stato accolto benissimo dai miei colleghi del, diciamo, comparto produttori e devo dire che anche questa fiera mi ha dato una sensazione molto positiva, nonostante i venti di crisi vedo che c'è molto entusiasmo, molta voglia di fare e penso che noi come Nestlé e San Pellegrino siamo in grado di supportare molto la crescita di questo canale, sia in termini di competenze specifiche, sia in termini di innovazione, per cui sono molto fiducioso e entusiasta di proseguire questa avventura. Andrea, io dico ormai da molti anni che chi entra nel mondo della distribuzione automatica non ne esce più perché si appassiona. Nel mio caso mi sono occupato di vending in termini di gestione per 25 anni e una volta venduta la mia gestione mi sono inventato uno strumento legato alla comunicazione, cioè Vending TV, quella grazie alla quale io ti sto intervistando. Ma no, il nostro progetto non è finito qui perché anche io nel frattempo, innamorato della distribuzione automatica, ho continuato a creare degli strumenti, sempre comunque intorno al vending, perché il vending è qualcosa che veramente ti prende in maniera fortissima. Ciò che tu hai visto in questa terza giornata nei corridoi della fiera è la manifestazione di affetto che la stragrande maggioranza dei players sono venuti a esprimere qui in questa 4 giorni milanese. E allora tu, prima di salutarti, ho bisogno di chiederti, tu da dove vieni, da quale settore provieni? Beh, io ho seguito nel corso degli anni una serie di categorie di prodotti che vanno dai prodotti per l'infanzia al pet food, ai prodotti solubili, il Nescafè, l'Orzoro, piuttosto che i gelati Motta, e ultimamente ho avuto l'opportunità, insieme al passaggio alla gestione del vending, di essere integrato in San Pellegrino. Di conseguenza sto conoscendo un nuovo business, una nuova categoria, che è quella delle acque e delle bibite, e sono in una fase professionale che mi piace molto. Capisco che il vending crea dipendenza, quello che crea per un venditore una grande sensazione di, come dire, esaltazione, il fatto che tu puoi parlare col gestore, convincerlo della bontà del tuo prodotto e poi
partire. Non so se hai presente che nella grande distribuzione c'è l'inserimento dei prodotti, buyer. Il buyer, tutta una serie di... E trovo che sia veramente un canale dove le persone, la relazione, il fatto di porsi in un certo modo, di avere una certa professionalità, ti fa fare la differenza. Cosa che un po' si è persa in altri contesti. Per cui sono ben contento di essere qua e capisco anche come mai chi entra nel vending poi fa fatica a distaccarsi, a uscirne fuori. È così, Andrea, noi avremo modo di vederci, rincontrarci, ridialogare e magari fra qualche mese io ti verrò a chiedere in qualche posto di qualche manifestazione qual è la tua opinione dopo qualche altro mese di esperienza in questo settore. Nel frattempo saluta pure gli amici di vendingtv.it che hanno avuto la pazienza di ascoltarci e ascoltarti negli ultimi 5 minuti. Molta pazienza, grazie di averci ascoltati, alla prossima. E io nel frattempo qui le luci ormai cominciano a spegnersi, siamo alla fine della terza giornata di questa manifestazione milanese, siamo ormai al termine, procedo con il distacco delle attrezzature, dovremmo proseguire con il Vending Circus, altre 4 ore dedicate alla distribuzione automatica con un minimo di allegria, perlomeno si spera. Grazie, grazie Andrea. Grazie a te. Io nel frattempo vado via, domani proseguiamo con il quarto giorno, fra qualche ora ritorniamo con il Vending Circus e poi domani tante altre interviste ci aspetteranno. La terza giornata è terminata, Andrea Cavani come il più famoso giocatore che ha fatto un po' di storia del Napoli Calcio e Fabio Russo naturalmente vi salutano, vi danno appuntamento a prestissimo su vendingtv.it. Ciao!